Oggi si è svolta a Torre del Greco una manifestazione per protestare contro la chiusura della cassa marittima, messa fuori servizio dagli ispettori della SL da quasi 2 anni. Da quel giorno la Fastconfessel ha organizzato varie manifestazioni per sollecitare le autorità locali di farsi carico del problema, dove una città come Torre del Greco rappresenta il secondo comparto marittimo in Italia. Alla manifestazione erano presenti anche esponenti del Movimento 5 Stelle ed era presente anche l'onorevole Gallo, dove ha preso dei dati per verificare a fondo il problema. Una vicenda che puzza non poco, ha dichiarato l'onorevole Gallo, perché è inspiegabile come una chiusura decretata dalla giunta Malinconico e che va avanti da 2 anni con scelte che vanno fortemente a rilento. C'è da seguire la scia dei soldi, perché solitamente è su quella pista che si trovano spesso le risposte. Sul tardi una delegazione dei marittimi ha incontrato il commissario prefettizio di Torre del Greco, dove ci sono state delle rassicurazioni sull'apertura della sede, ma non più a Cesare Battisti, e quindi si è avviata una ricerca di uno stabile comunale in cui insediare l'ente. Il Movimento 5 Stelle, ha dichiarato l'onorevole Gallo, sia da Roma che con il candidato sindaco a 5 Stelle Palazzo Baronale, darà priorità a questa vicenda, perché tante famiglie sul nostro territorio stanno soffrendo disagio. Chiederemo incontri con tutti i soggetti istituzionali coinvolti in questa vicenda, per mettere nero su bianco tutti gli impegni e un programma certo per l'apertura della cassa marittima a Torre del Greco. Da parte nostra, permetteteci di fare una riflessione. Oggi abbiamo notato per l'ennesima volta come la categoria dei marittimi è sempre più disunita, in quanto non riusciamo a spiegare la poca presenza di marittimi per un problema così grave. Noi non vorremmo che la riuscita della manifestazione dipenda da chi le organizza, anche perché si rischierebbe di avere dei miti che difficilmente porteranno a dei risultati per la nostra categoria. Quando si chiede di manifestare per un problema che interessa a tutti, è importante partecipare a tutti, e non importa quale sia la bandiera che la organizza. We'll be right back.